Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FabiJ e siamo ritornati su Puppies Inside. Sono rimasti che, teoricamente, dovrei trovare un modo per passare quel ponte lì. Perché ovviamente qualcuno mi sminchia gli ingranaggi e non si muove, vabbè. Ah, vedi che c'è un pezzo? Oh, thank you. L'ho trovato dentro la tenda, c'era un pezzo del ponte nella tenda, beh, ovvio. C'è anche uno sgabello, me lo porto. Vabbè, lo sgabello era pesante, l'importante è che ci infilo. Eccolo, io pensavo di dover trovare l'ingranaggio. Che bello come abbasso il ponte come se fosse un ponte di Lego. Cioè io non non mi fanno fatica le braccia, è incredibile. Vabbè. Let's go. Fatto. Get into the cave. Ma perché devo passare per forza nelle caverne per tornare a casa? Ma Dio. Però che figata. Sai quante scampagnate ci fai qua? Che bello, ragazzi, mi sembra di giocare a Skyrim a questo punto, madonna. Siamo ormai arrivati. Ditemi se non sembra Skyrim sto gioco. Datemi una spada ed è Skyrim. Eccola, casa mia. La vedo. Oh, Dio. Casa mia. Dove, come la raggiungo? Posso superare il ponte così? Ah no, aspetta. C'è il ponte, il fiume volevo dire, però vabbè. Sai che non so come. Vabbè, mi butto. Esatto. Chi se ne frega? Commies can't hide from them. They'll follow you to the end of the world, but if I tell anyone, they'll think I'm crazy, and that's what commies want. That's how they break their enemies. Sì, però stai calmo, zio. You think they can send a fake cop here and I'd fall for that like a rookie? No, ain't gonna be that easy with me. Il tipo sta impazzendo, raga. Pronto! Ma c'è il poliziotto, si starà facendo mia moglie come minimo, però. Vabbè. Meno male. Niente bad news. Sarà qua dietro, per forza. Eccoci. Honey, what's going on? Why is there a... Where have you been? Where the hell have you been? You know, I wanted to find the... Why are you crying? What's... 6 hours? A 6 ore? What? You were gone for 6 hours. You went and just vanished. Ah, ma solo 6 ore? Just tried to remove those damn bugs. Ma io pensavo giorni. What bugs? What are you talking about? You left me all alone and some psycho slashed our tires. Fuck. Mess. Hopefully he's left some traces. Okay. Bingo. He escaped Bingo. Through the window and probably moved towards the bridge. Ok, quindi devo andare a trovare sì, però io non ci passo dalla finestra perché faccio schifo. Lui ci passava invece. Dio mio. Oh, un'altra casa, figo. Mi mancava sta roba. Ma? Che ci faccio? Questo sta and- questo fa effrazioni ovunque. È andato pure in una casa che non c'entra niente. Bisogna di una chiave? Ok. Signal is coming from the tower. The tower, questa. Devo andare. No, non mi far salire fino a su. Mamma mia, quanto vi odio! Ci siamo? Mi fai vedere che diavolo stai facendo? Ok. Sta nascondendo qualcosa. Beh, qualcosa sicuramente sta nascondendo. Non si capisce però però, beh, però figo. Una mannaia. Sta nascondendo una mannaia. Questa io la terrei. Non si sa mai in sto gioco. Ah, posso. Sono un genio. Non l'ho trovato mica per caso, ragazzi. Sono io che sono intelligente. C'è la chiave. La chiave del cancellino di prima. Ok. Cabin. Let's go! Devo sempre seguire sta roba? Sì. Ah, devo entrare. Fammi entrare innanzitutto, ok? E adesso? Adesso 100%. Eccolo. È entrato qua dentro. Però non ho idea di che cosa ci sia qua dentro, quindi. Di sicuro non fanno il pa. Buongiorno. Fuck me, I don't get it. Who could have done this? And why? Non lo so, però è bello vivere in casa tua, amico mio. Non so cosa ci sta facendo gente morta intorno a casa tua, però fa proprio schifo il posto dove hai scelto di vivere. Cos'è sta roba? I finally made it into the mine. Sto leggendo io. Follow me. No! Chapter 8! Porca vacca, vedi che lo sapevo. C'è switch al passato ogni 4 secondi. Porco demonio. Io ero tutto convinto. Siamo tornati, ragazzi. Tornati in the past, in the horror mode. Perché quando c'è il passato, figo, bello, la miniera. Ovviamente si stanno nella bocca dell'oscurità. Beh. Allegro. 713, numeri romani. Cosa significano? Cioè, ragazzi, sono dentro delle miniere incredibili. Ah, ecco, vedi.
I numeri romani sono... contrassegnano una... Ah, e madonna! Che burdello! Dove devo andare? Boh, andiamo in giro. Vado prima... Intanto non so cosa me ne frega di sta mappa. Dove devo andare? Non lo so. Vado in giro a caso. Alla volta dell'oscurità! Non è che devo seguire un percorso, quindi devo andare 7-1-3. Devo fare proprio il giro. Che potrebbe essere anche così. 6-1-3. Stai zitto. Stai tranquillo, ho capito cosa devo fare io. Devi solo seguire quello che... Vedi che è diventato verde perché è giusto. Adesso sono... È tipo un... Stai zitto! Esci da una parte e ti riporta da un'altra. Quindi 6 l'ho già fatto. Poi c'è uno che dovrebbe essere di qua. Corretto. So cosa devo fare. Smetti di lamentarti ogni 4 secondi. Uno. E adesso... Uno è qua, no? Sono entrato e devo uscire, devo andare di qua dritto. Uno, e adesso esco di qua e dovrei ritornare dove ero prima, perché è un labirinto, no? There. Esatto. Adesso devo entrare nel 3. Dai zitto, dai zitto! Eccolo! E ce la dovrei aver fatta. Sì, ce la dovrei aver fatta. È scorretto! Attenzione. Eccolo, meno 2. Vedi che si riesce ad avanzare nella miniera per via dei enigmi. Fighissimo. Ah, che belle queste chiusure moderne. Collettore della retina. Beh, praticamente devo seguire. Giorno. Don't look very friendly. Mi piglia. Non l'ha preso, non l'ha preso. Bellissimo. Non ci credo, se si gira mia mano. Me ne vado. Porca vacca! Che scelta stupida! Ok, è là dentro che devo entrare. Non so come, ma in qualche modo. Mi sta ancora seguendo? Sì, però la puoi smettere di camperare nel punto dove devo andare io? Puoi andare in un'altra. Un altro posto. Porca vacca, un'ora e mezza di. Ok, qua ci dovrei trovare delle cose. Aiuto, ecco. Dov'è? Eccolo. Ok, allora 9-7. Adesso c'è il 7. 9-7-8. 9-7-8. 9-7-8. 9-7-8. Zitto, 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 zitto. 9-7-8. 9-7-8. Allora 9. Ok. 7. Ok. 9-7-8. Ok. Qui tutto a sinistra. 9-7-8. Va bene. Va bene, ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Corri, 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 corri. Frega niente, frega niente, frega niente. Vai, 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 vai. 9, questo è il 7, questo è l'8, quindi no. 9, qua. Era qua, mi ricordo. O sono stupido io? Sono stupido? Sì, sono stupido, vabbè, fa niente. Frega niente se c'è gente. Stile di vita sta frase. Abbiamo finito con queste cagate delle miniere, basta. Oh. Get out of the mine. 2 ore per entrare, 8 ore per uscire. Ok. Ah sì. Servirà qualcosa sta cosa che ho fatto, no? Anche in penumbra dovevi fare sta cagata qua. Anche in Outlast dovevi fare sta cagata qua. Perché ci penso da miniera. Come mai in un gioco horror ci sono sempre le miniere, ragazzi? Beh, cosa c'hanno le miniere di così horror? Ok. Ah, devo prendere il carrello. Ok. Tiro. Va bene. Carrellino mio. Devo uscire col carrello. Devo salirci su st'affare o cosa devo fare? Ma basta che mi sfondi quella roba lì, no? Ecco. Come in Outlast, raga, uguale. Preciso. Perfetto. Tanto guarda. Dopo tutto quello che è successo non mi stupisco più di niente. Tanto ci sono quegli affari in giro. Occhio, eccolo. Giorno. Ah no, è morto. A posto. Salve. Ma come è ancora vivo? Ah, gli batte ancora il cuore. Beh, allora a posto. Sì, però rimaniamo nel family friendly. Quella madonna, è Goku. Mi ha impalato. Sono vivo. Ho fatto un volo di 8 km. Sono come se niente fosse. Currently saving. Ah, The Fat Gilman. Oh mio dio, è una boss fight.
Quindi è una boss fight, va bene. Una boss fight nella mini... Cosa devo fare? Ah, devo chiudere le porte e scappare. Devo scappare. Orca vacca. Oh la madonna, ragazzi. Perché le boss fight me le becco tutte io? Fa niente, sono vivo. Porco demonio. Quanto ho fatto bene sto gioco. Sì, però, allora, se mi dovevate far combattere contro Freezer, me lo dicevate prima. No, ascolta, poi dice, devi combattere contro Freezer. Mi facevo una me ne facevo una ragione, basta. Dove vado? Oh, Jesus. Tanto devo pensare in fretta in queste situazioni. Non è mica facile. Porco demonio, porco demonio. Sono saltato. No, ho sbagliato. Minchia, volevo farlo tutto senza mai morire. Ho sbagliato tasto. Porca vacca. Non mi fa ripartire da zero, dai. Andiamo dall'inizio delle miniere, dal piano 1. Peccato che ho sbagliato tasto. Se non fosse stato per quello avrei fatto una run incredibile. Aiuto. Eccoci. Azzeccato. E mo? E mo a posto? Non ci arrivi più qua, eh. Pezzente schifoso. Torna su una mech. Esplodi. Alzate le mani al cielo, ragazzi. Gli lancio la Genkidama. Dove va? Vabbè. È ritornato nel suo corpo. Vabbè. Oh! Che figo, nevica. Mannaggia la miseria, mo? Non ho ben capito il senso di sta cagata, però ok. Vamonos. The heart is his weakness. If I can hit him there. Ah, devo colpire il suo cuore. Perché è la sua debolezza, va bene. Ti colpisco, zio. Vai tranquillo. Tanto spara al tuo gelide cose. Tanto sono protetto. Beh, più o meno. Si è spaccato lui. Occhio, occhio, che qua sono debole. Sono debole. Sono debole qui, sono debole. Ho capito, mi è passato nel mentre che mi colpiva. Cosa devo fare? Sono protetto. Adesso devo correre come un puledro. Vai! Strappaglielo! Col piccone! Potevi farlo anche prima? Cioè, non lo so. Se frisa... No, la mano! Che brutto che sei. Ma basta! Basta lanciarmi contro le cose. Fastidio. Che è successo? È staccata la trave. Hey, what's up? Ma basta, togliti, muori! Una picconata nel cuore, ancora vivo sei. Meno male che c'è sempre un cristiano che mi salva. Sempre lui, tra l'altro. Giorno, grazie, gentile. I told you to get out! Quando tuo fratellino ti dava fastidio e arrivava tuo papà a ristabilire l'ordine. La madonna. Vabbè. Cos'è, stai? Butti giù la colonna. Buttala giù. Buttala giù. Ma sì, ficcale un calcio alla colonna. Ficcale un destro alla colonna. Buongiorno. Va bene. Ma puoi fare le cose anche con più calma. Ma stai calmo, calmati. Nel senso, che cattiveria. Giochiamo a calcio, vado in porta. Sì, tu vado in porta io. Corri, corri. Beh, comunque allegro. Finale, cioè, finale di chapter allegro. Chapter 9. Ho battuto un boss. Sono forte. E fiero di me soprattutto. Vabbè, allegria a parte. Facciamo che continuiamo nel prossimo episodio, va? Spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale. Credo che il prossimo sarà l'ultimo, immagino. Poi non lo so. Però penso di sì. Schiacciate la campanellina così rimanete aggiornati quando esce anche l'ultimo episodio e vi arriva la notifica. E noi, come sempre, ci vediamo, ragazzi. Ad un prossimo video. Bella, ragazzi.